stati consegnati ad Altavilla Milicia i premi Agrodolce ai giornalisti Pino Maniaci, Angelo Gargano e al poeta Michelangelo Balistreri. È stato presentato un programma alla Regione Siciliana, all'Assessorato Turismo e Spettacolo, che ha riscosso un finanziamento con il patrocinio oneroso a carico del Comune. La proposta è stata fatta da un'associazione che noi conosciamo, che ha sempre operato bene nel territorio e per cui abbiamo deciso di contribuire e fare svolgere questo evento che è per noi di fondamentale importanza perché va a riconoscere i meriti reali di persone che hanno lavorato nel territorio e per il territorio. Stiamo parlando di due giornalisti. Angelo Gargano nello specifico, che tutti conoscono, Pino Maniaci di Teleato, che tutti conoscono, ed infine Michelangelo Balistreri, che è un poeta nostrano e credo che meriti tutto questo premio. Ma intanto è una notizia che mi ha colto di sorpresa, che mi ha fatto naturalmente piacere, perché ricevere un premio è sempre motivo di orgoglio, soprattutto quando lo si riceve per il lavoro a cui si è molto legati, per il lavoro che facciamo. Come dire, il compiacimento per questo riconoscimento viene, se così si può dire, esaltato, rafforzato dal fatto che tra i premiati c'è un giornalista di trincea, di frontiera, quale Pino Maniaci, che ha dimostrato che anche le cose piccole possono diventare grandi, basta che c'è dietro un grande coraggio, una grande volontà. Questa è una meravigliosa terra, non può passare il messaggio di Sciascia che è irredimibile. Questa terra può cambiare e lo fa, diciamo, piano piano, gradualmente. Le forze dell'ordine nel territorio sono sempre comunque presenti e sono molto più avanti di altre regioni d'Italia perché non gli dà il tempo di rialzare la testa ai mafiosi che vengono immediatamente arrestati. Quindi è questa la nostra speranza, nei magistrati onesti, nelle forze di polizia, nelle istituzioni serie. E questo è il messaggio che dobbiamo portare avanti, questa terra può cambiare. Le poesie non servono a vincere premi, servono a trasmettere emozione, soprattutto a scuotere coscienze, perché nel nostro territorio abbiamo di bisogno di scuotere coscienze. Ed è giusto unirci, Bagheria, unirci e diventare una forza, perché soltanto diventando una forza vinciamo.